Da Londra vi parla Gwen Morris. La sera di domani, 26 maggio, Glyndebourne, la famosa casa teatro annidata fra le verdi colline del Sussex, chiude i battenti al pubblico per la stagione lirica estiva del 67. In cartellone il Don Giovanni di Mozart e tre opere italiane, l'Elisir d'amore di Donizetti, la Bohème di Puccini e l'Ormindo di Francesco Cavalli, che si ritiene il primo allestimento del lavoro sin dalla prima rappresentazione a Venezia più di tre secoli or sono. Pochi giorni fa mi sono recato a Glyndebourne sotto la pioggia torrenziale di un temporale di proporzioni rossiniane. Ci mancava solo Guglielmo Tell, ma fortunatamente nell'uditorio del teatro, dove il maestro Carlo Felice Cillario stava per terminare una prova del Elisir d'amore, ho trovato un'atmosfera molto più accogliente e cordiale. Del tenore Ugo Benelli, che canta la parte di Nemorino. Signor Benelli, questa è la prima visita qui in Inghilterra? Sì, è la prima visita in Inghilterra. Sono stato di passaggio altre volte, quando andavo a cantare, mi recavo a cantare in Irlanda, o a Dublino, o a Wexford, ma qui in Inghilterra, professionalmente parlando, è la prima volta che vengo io. E questa volta ho portato anche la famiglia, mi pare, no? Sì, ho portato anche la famiglia perché non me la sentivo di star qui per 2 mesi e mezzo circa, solo. Molto naturale, sì, sì. Lei, signor Benelli, è un tenore di grazia. Tutti noi qui in Inghilterra abbiamo ammirato la sua arte nelle incisioni. Insomma, questa è la prima volta, mi pare, che abbiamo l'occasione di sentirla in palcoscenico. Lei trova, diciamo, delle condizioni diverse qui, provando le opere, che non in Italia? Indubbiamente noi abbiamo molto tempo qui per preparare e per approfondire un personaggio. Il mio in particolare, cioè Nemorino, l'ho fatto la prima volta all'inizio della carriera, molti, molti anni fa, 7-8 anni fa, e poi non ho più avuto occasione di fare un personaggio come questo. E mi è capitato molte volte di fare Almaviva o Ernesto nel Don Pasquale, ma sono personaggi assai diversi da questi, e riuscire a trovare un personaggio come Nemorino è stata per me una cosa molto difficile. A tutti credono che sia il personaggio più semplice che esista, un ragazzo timido, innamorato, che non osa dichiarare il proprio amore alla donna che ama. Ma a forza di calzare, come ho detto, i panni di altri personaggi, ritornare a questa semplicità, alla vera semplicità. La vera semplicità è una cosa difficile. Io so di un grande commediografo italiano che dette un biglietto alla sua donna di servizio perché venisse a sentirlo in teatro in una commedia. Dice, ti sono piaciuto, chiese il giorno dopo. Ma lei era tale quale come in casa. Era la semplicità che quest'uomo aveva nella vita, riusciva a portarla sul palcoscenico. E questa ricerca della semplicità è una cosa difficile che qui tento di fare.